In questa domenica viene celebrata dalla Chiesa la dedicazione della Basilica Lateranense. Si tratta di un momento molto importante nella storia della Chiesa. Dopo l'editto di Costantino, dopo il 313, il cristianesimo ormai era una religione lecita nell'impero e quindi i cristiani per la prima volta poterono costruire, addirittura con l'aiuto dell'imperatore, un luogo totalmente dedicato al loro culto. È interessante che non costruirono un tempio, ma costruirono una basilica. La basilica era una costruzione romana che non veniva usata per il culto, ma veniva usata per l'incontro delle persone. Una basilica era il luogo dove si riuniva il senato. Quando le persone si riunivano insieme, discutevano, ascoltavano la lettura di qualcosa di interessante, si usava una basilica. Quindi una basilica è la casa della comunità. Per questo i cristiani non costruiscono un tempio, ma costruiscono una basilica. Perché quello che è importante per loro non è delimitare uno spazio, ma creare un luogo dove si possa celebrare l'incontro con il Signore. Il Vangelo di questa domenica, infatti, presentando il secondo capitolo del Vangelo di San Giovanni, ci racconta come Gesù purifichi il Tempio di Gerusalemme, che era stato trasformato in un luogo di confusione e non in un luogo di preghiera. In questo modo il Vangelo ci insegna che un luogo, per essere funzionale alla preghiera, ha bisogno di alcune caratteristiche: il silenzio, l'armonia, anche la bellezza. Così sono costruite le nostre chiese. Ma la cosa importante è che quando si parla di tempio in questo brano di Vangelo, il riferimento fondamentale non è tanto ad una struttura. Gesù dice che quella struttura potrà essere distrutta, ma c'è un tempio che non verrà distrutto. Era il tempio del suo corpo. Il vero tempio per noi cristiani è infatti il corpo di Cristo, quello è il tempio. Tutto il resto è contenitore. È il corpo di Cristo che è la struttura, la realtà, il mistero che ci permette l'incontro con Dio. Tutto il resto è protezione, custodia di questo tempio. Allora, se il tempio è il corpo di Cristo, diventa fondamentale non tanto dove si costruisce una chiesa, come si costruisce una chiesa, quali caratteristiche architettoniche essa ha, ma diventa importante che questa chiesa contenga il corpo di Cristo. E la prima modalità con cui il corpo di Cristo risorto è contenuto nella chiesa è sicuramente l'Eucaristia. È l'Eucaristia che rende la chiesa chiesa. È la celebrazione eucaristica che rende un luogo santo e capace di garantire il nostro incontro con Dio. Per questo la scelta della Basilica, un luogo ampio, luminoso, dove le persone si possono radunare per celebrare l'Eucaristia, per ascoltare la parola, per incontrarsi, per spezzare il pane, per distribuirlo tra loro. E nelle nostre chiese, al centro di tutto sta l'altare, il luogo dove l'Eucaristia viene celebrata, il pane viene spezzato. E un altro luogo significativo è l'ambone, dal quale la parola viene proclamata, perché la celebrazione eucaristica è l'incontro col corpo di Cristo che si fa presente nel pane e si fa presente nella sua parola. Ma la Chiesa è anche il luogo dove i cristiani si radunano. La scelta della Basilica è proprio determinata dal fatto che un'altra modalità di presenza del corpo di Cristo risorto è il raduno dei cristiani, dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, dice il Signore.
Per questo la domenica, la celebrazione dell'Eucaristia, per essere davvero l'esaltazione del Tempio di Dio, della presenza del Signore tra noi, deve puntare a mettere al centro dell'attenzione e a curare la compresenza di queste tre realtà. La comunità che celebra e che si incontra, una comunità significativa che in questa casa si trovi serenamente accolta, che la riconosca come la sua casa, la casa della comunità, che si riconosca nei segni di questa casa. La parola e quindi la presenza forte, significativa, visibile e ben udita della parola, che deve essere proclamata e ascoltata da tutti. Per questo, fin nelle chiese più antiche, la cura nella costruzione dei pulpiti che permettessero a tutti l'ascolto chiaro della parola. Ed infine il pane spezzato, segno grande e fondamentale della presenza di Cristo. Un pane che è spezzato sull'altare ed è distribuito a tutti. Questa è la presenza del Cristo Signore nel suo vero corpo. Nelle nostre chiese il pane viene anche conservato, perché quanti non hanno potuto partecipare a quel momento di incontro col Signore, per malattia o per altre difficoltà, possano comunque ricevere il Signore. E viene conservato nel tabernacolo perché di domenica in domenica la liturgia si prolunghi in un segno forte della presenza di Cristo in mezzo al suo popolo. Ogni volta che entriamo in una chiesa, dalla chiesa più grande e solenne come può essere la Basilica di San Giovanni il Laterano o la Basilica di San Pietro o come può essere la cattedrale di ogni nostra chiesa diocesana, fino alla chiesa più piccola, più semplice, più umile, come una piccola chiesa di paese o addirittura una piccola cappellina di montagna, ovunque si raduna la comunità cristiana, si spezza il pane, si ascolta la parola, si compie il mistero straordinario del Dio con noi, di Dio che ci viene incontro.